commissione d'inchiesta sulle banche, come tutte le commissioni d'inchiesta, ha il dovere di concludere i suoi lavori con una relazione finale prima della fine della legislatura. Quindi probabilmente nelle prossime settimane verrà discussa e approvata appunto prima delle elezioni. Gli effetti sono legati a quello che verrà scritto nella relazione, come dovere sempre per le commissioni d'inchiesta fare. La relazione dovrà sia contenere una sintesi di tutti gli elementi di informazione che sono stati acquisiti, sia considerazioni appunto su quello che è accaduto e anche eventualmente proposte legislative per intervenire nel settore è operato. La digitalizzazione, cioè la trasformazione di tutte le informazioni e gli atti, i documenti che la Camera acquisisce nel corso della sua attività, è un processo antico che la Camera ha iniziato fin da quando l'informatizzazione ha preso corpo nel nostro paese. Quindi il primo sito della Camera fu costituito addirittura nel 96. Progressivamente quindi tutte le attività parlamentari vengono riversate in documenti e in link che sono a disposizione sul sito della Camera. Questo dà grande trasparenza e grande pubblicità ai lavori parlamentari e consente ai cittadini di avere tutte le informazioni di natura legislativa, di natura politica su quello che si svolge alla Camera, esattamente quante ne hanno a disposizione i parlamentari. È stata quindi una progressiva operazione di trasparenza dell'attività parlamentare che ormai ha una durata più che ventennale.